saluto, ben trovati da Torino Paese e tutti gli amici del canale YouTube Noi del Marchesato. Oggi, 9 settembre 2022, mi trovo nella piccola comunità di Scandale, siamo a pochi chilometri da Crotone, siamo ovviamente in Calabria. Questa piccola comunità di quasi 3.000 abitanti che da diversi anni non realizzava quella che è la famosissima sagra del Fico d'India. Veramente tanta, ma tanta gente, un organizzatore meraviglioso, la Provo di Scandale, guidata dalla sua presidentessa e dai tanti soci, dai tanti volontari che questa sera hanno dato vita veramente a una bellissima manifestazione che ha raccolto gente di ogni dove, da tutta la provincia, Crotone, Scandale, Cutro, Belvedere, Santa Severia, chi ne ha più ne metta, e addirittura anche persone da Catanzaro, quindi da fuori provincia. Tante le lavorazioni che si possono fare con questo frutto prettamente del sud Italia. Ricordo che l'Italia è la prima produttrice e quelli che esporta di più in Europa e appunto in Europa, e la Sicilia è la prima invece in Italia. In Calabria ovviamente tanti fichi d'India, ma ce ne sono tanti veramente in questa zona, specialmente a Scandale. Le varietà sono tre: la gialla, la rosa, detta anche sanguinella, e poi c'è quella bianca. Da questo misto di varietà sono nate tante lavorazioni: marmellata, dolci, sugo, con salsiccia, funghi porcini e anche ovviamente i fico d'India, e poi alla fine veramente un chalet di torte e di dolciume ovviamente con base e marmellate, e poi alla fine abbiamo appena assaggiato il liquore ai fichi d'India, veramente molto buono, e anche il gelato. Quindi questo frutto che si presta veramente a essere trasformato in tantissime pietanze gastronomiche indicative principalmente della zona del Marchesato crotonese. Una serata molto bella, faccio i miei complimenti a tutti gli sponsor, ma principalmente i complimenti alla Proloco di Scandale che ha organizzato una manifestazione veramente unica. Credo sia stata l'organizzazione, una delle manifestazioni più importanti e più belle di tutto il panorama estivo del Marchesato crotonese, ma bando le ciance, guardate le immagini. Siamo con il signor Rocco. Signor Rocco, cosa avete in mano? È una fico d'India. Come la chiamiamo, Cascannale? La fico d'India. Allora, come l'avete scorciata? Con le mani o con il coltello della forchetta? Con il coltello, non la prendo con le mani però, io la prendo col coltello. C'è una tecnica, giusto? In modo che uno non prende. No. Dice no, è il periodo è quello giusto per raccogliere. No. È passato. È un po' passato. Sì, un po'. Però queste qua sono buone, no? Sì. Mangiatela, dai. Ce la mangiamo subito, grazie. Allora, siamo col signor Salvatore che ha preso la fico d'India dall'acqua. Perché nell'acqua? Per non prendere le spine. Che escono un po' di spine. Fatemi vedere come state facendo. Allora, c'è un intacco centrale, giusto? Guarda, poi laterale. Ecco qua, guarda. Vediamo? Che cosa avete alle dita? Cosa avete messo alle dita? Vediamo. Un po' di carta stagnola per non prendere le spine. Okay. Allora, quale varietà esistono? Quale varietà esistono? Napoletana, quella gialla, la sanguigna, quella rossa, e poi c'è quella gialla, arancione, che la sesi, ho capito. La maggior parte a Scandale quali ci sono? La maggior parte sono tutte sanguigne. Sanguigne, sì. Guardate come sta intaccando, guardate. Complimenti perché sono dolcissime. La zona di Cat è tutta buona. Tutta buona per il pugnale, no? Solo che l'hanno fatto troppo tardi. Però meglio che tardi che mai, giusto? Signor Rocco, meglio tardi che mai. Datemene altro, datemene altro. Signor Alessandro viene da? Da Crotone. Da Crotone, come sono queste fico d'India? Deliziose, favolose. Questa è una varietà molto dolce. Buonissima. Sono molto buone. Sapete che sono anche contro il diabete, per la pressione arteriosa, contro il colesterolo. Vanno bene all'umore. Bravissima, complimenti. Buon proseguimento. Come non possiamo non provare una buonissima. Guardate che bel colore che ha, vi assicuro che è dolcissima. Signor Capra, quanto andate scurciato oggi? Siamo da un'ora, non dico... Un'ora ma più o meno, ditemi una cosa, ma voi ne mangiate sempre? Certo. Dicono che fanno bene. Per il diabete. Contro il diabete, per il colesterolo, per la pressione arteriosa. Okay. Presento veramente la Proloco, siamo giunti all'11ª edizione della saga del Fico, vedo parecchi gente anche se ancora è presto. Com'è andata l'organizzazione? L'organizzazione ovviamente è stata una cosa improvvisata quest'anno, perché sono 11 anni e noi non organizziamo.
anzi, è per i 109 anni. Questa è l'undicesima edizione, poi l'abbiamo dovuta riportare questa targa, perché è di proprietà della Prologo, quanto parecchi volevano ricordare questa targa, però in onore di chi la creava, il socio cittadino della Prologo, che io ovviamente all'epoca non c'ero, e hanno creato questa sagra, questo tipico, è un frutto tipico della Prologo, quindi hanno fatto delle chietanze, l'hanno proprio inventato, delle chietanze salate, delle chietanze dolci. Noi quest'anno ci siamo, diciamo, avvalsi anche dell'aiuto di alcune suocerie per poter realizzare. Sì, abbiamo portato noi marmellate, tante in casa, cuore, è una zona che sono parecchi più. Dove questo tipo di video, come dicevo prima, è un tipo che non ha, diciamo, un tipo di hanno realizzato, hanno creato loro stesse delle ricette a base di tortiglia che è il covatello. Infatti abbinare il sugo, che è una cosa salata, anche quello sembra sempre strano, però stasera ce lo fai assaggiare poi. Ok, ho fatto un po' un'indagine al Marchesato, siete fra i pochissimi, può essere l'unico che può lasciare la ricetta, vai. Sì, per questo io l'ho considerata, perché era l'unico, diciamo, l'unico paese. Un parco di garanzia, sì, perché poi si erano messe altre persone a poter fare, i promotori sono stati loro, quindi è giusto che rimanga una pistatella. Ovviamente una grande organizzazione che dobbiamo ringraziare. Dobbiamo ringraziare soprattutto gli sponsor. Sono, vuoi dire qualcuno se vuoi, o hai voluto dimenticarle qualcuno? Abbiamo Luca, che è un imprenditore di Cremiglia, che è la mattina, Eco Edil, di Trivieri, Stampe Marino, che è in Magnati, che riguarda la Prologo, Ipona, tutto è, l'imprenditore Salvatore Rosa, quindi parecchio di imprenditori di Trivieri. E poi sono tutti i manifestino di promozione. Sì, sono tutti i manifestino, quindi poi li voglio ringraziare personalmente, successivamente. Rosetta, cosa stai preparando? Abbiamo preparato il sugo e la picodilla. Ok, ce lo puoi assaggiare dopo? Sì, sì, come no, sicuramente. Sono covatelle presenti. Questi sono covatelle freschi. Allora, qua abbiamo... Non lo possiamo dire che abbiamo. Abbiamo il sugo con... salsiccia, con chiaramente l'ingrediente... segreto che non lo possiamo dire. Che è la picodiglia, sale, l'olio, l'olio... Signora, è piccante o è normale? No, un pochettino piccante. Da buoni calabresi, sì. Giusto? La salsiccia di Emanuele Scalise. Ok. Quindi a chilometro zero di qua, giusto? Sì, quindi sì, è locale. Voi l'avete già provato, ovviamente. Sì. Sapete cos'è, signore? Che abbinare un sapore salato, quando parla di picodini immagino subito il sapore dolce, giusto? Però quando l'assaggiate... Avremo modo di assaggiarlo dopo, grazie per il momento. Allora, signore, la foto... Per il fico d'India, hip hip! Siamo con il signor Leonardo Alfieri. Alfieri, detto Narduzzo! Come vi sembra questa sagra? Come vi sembra? No, bellissimo. A Scandale avete dei fico d'India particolari? No, è una cosa che la facciamo solo noi. Che cosa avete in mano? Un mezzo bicchiere di vino. Questo non deve mancare mai. Mai. Ok, dopo proviamo la pasta, ok? Sì, non vedo l'ora. Grazie. Capilar, a chi le vuole stare, che stendo di scapilar. Scapilar di femmine che ora, di attiva
fichidelle. Con sugo e fichidelle. Fichidelle. L'avete mai provati qualche volta? Sì, sempre, sì. Non potevamo non assaggiarle, vediamo com'è. Un sapore particolare, nuovo, leggermente piccante, uno spettacolo, ve lo assicuro. Sono, sì, sono aggregazione di paesi, di paesi, però tu lo sai che a me l'intervista non è. Vabbè, ma stiamo parlando in maniera tranquilla, non è che si fanno conoscere quelli che sono i prodotti locali a chilometro zero, in questo caso i fichi d'India, giusto? Hai visto come li hanno fatti? Col sugo, fanno i dolci? I dolci, di pulite, c'è la pelle, quello che è meraviglia è il tutto gratuito. Certo, certo. Non te lo spiego. Ok, ti stai divertendo? Sì, sì, quello sì. È l'importante. Grazie e buon proseguimento. L'hai mangiata una fecondiana? Sì, l'hai mangiata una fecondiana. E porto una a Torino adesso. Vuoi Torino a vedere? Siete un emigrato. Siete orgogliosi che qua a Scandale fanno questa festa. Pensate che la fanno solo a Scandale, sapete? Lo so, penso da 10 o 11 anni che la fanno. C'era un Covid. Siamo molto 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 felici e contenti che la fanno. E tutti gli anni si è fatto la festa. A chi volete salutare? Ai parenti, gli amici di Torino pure, no? Così poi vi vedono. Ok, grazie. Grazie a te, ciao, ciao. Voi siete mangiato una fico d'India? Come erano? Erano buone, signore, ma solo una? No, tre. Tre ne avete mangiate, erano dolci, come erano? Che non c'è il bagno pubblico qua vicino. Ho capito, avete ragione. E appena se l'ha mangiato una, signora? Non l'ho guardato. Poi, beh, ma i culturisti ne vogliono mangiare fecuniani? Sono buonissimi. Sono buonissimi, quindi li consigliamo? C'è vitamina. Ok, grazie. Non mi dire che fai pure le crepe ai fico d'India. Ci arriveremo pure, che dici? Ci arriveremo pure. Signorina, buonasera, tutto a posto? Buon lavoro. Severina, sono contentissimo. A Scandale fanno anche qualcosa di bello, vero? Buono, questa è una sagra bellissima. Infatti c'è molta gente, Gino. E stasera ce ne può, quando l'hanno fatto tanti anni fa, sai che ce ne può, una maraia di gente. Però vedo gente a San Mauro, Scandale, Crotone. Da tutte le parti, la provincia veniva sempre. Ok, Gino, che vogliamo salutare? A tutti gli amici di Santa Severina. Di Santa Severina. Sempre e quelli che ci conoscono. Ok, grazie, sempre Gino. Il numero ciao. Uno. Signora, panini con cosa, signora? Panini. Peperone e patate. Una delizia, peperoni, patate e fecodini, l'avevate mai assaggiato? No, no, è una ricetta nuova. Made in Scandale, ok? Made in Scandale, benissimo. Solo che se te lo mangi di questo ogni giorno non puoi correre. Per la dieta un po' buono, insomma. Si corre più forte. Si corre più piano, piano, metto la testa. Se volete il vino, tu... No, ma tu sei un fantasma. Candle Night o Fico Night? Questo è Fico Night, la sagra del fico d'India. Sei sempre famoso... in prima linea anche per il sociale, giusto? Allora, mi hanno chiamato, io vengo subito, accorro immediatamente. E naturalmente diamo una mano sempre in qualsiasi situazione e quindi sono fiero, orgoglioso e sereno di essere qua questa sera, perché quando la Proloco chiama, diamo subito una mano. Molta gente, di tanti paesi. C'è tantissima gente e quindi siamo soddisfatti di questa manifestazione che è organizzata. Un grande successo. La Presidente è stata l'avvocato Adelino. L'abbiamo intervistato. Ok, grazie, buon proseguo. Grazie a lei. Ciao. 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 Ciao.
stato mai mangiato con i fichi dentro? No, questo non è con i fichi dentro. No, c'è pure un po' di cipollina. Non si sentono, ma ci sono. Nella pasta si sentivano ed era buona. Era buona, signor. Ok, grazie. Signor, voi vado a mangiare la pasta. Siete rimasti alla show, signor, come va? Fate pregare. No. Se non hanno mangiato 18 kg, non hanno mangiato. Sì, le cucinate. E volete manca assaggiate, signor. Via, che vergogna. Babbo, arrivederci, signor, grazie. Maria, direttamente dal Canada. Se trovi ospite, data scandale, data scandale. Quindi siete originaria di Scandale, ma poi siete andati in Canada. Dove? In Canada dove? A 6 ore da Toronto. Ah, ok. Come trovate questa festa? Vi è piaciuta? Bellissima. Loro hanno provato adesso la prima volta i fichi d'India. Prima volta, sono canadese. Sono buoni, ah ok. It's good? Fichi d'India? Ok. Ok, vogliamo fare un saluto a... Ciao! Siamo con il signor Francesco, ma per gli amici Ciccillo. Nato a San Giovanni Fiore, ma abita qua a Scandale, giusto? Quanti anni sono che siete qua? Sono 40 anni. Come vi trovate a Scandale? Vi trovate bene, no? Come vi sembra questa festa? Questo lo faccio io, sono il produttore di questo. Siete l'organizzatore? Ok. Cioè, l'ho inventata io. Ho capito. 11 anni fa, 12 anni fa, giusto? Ok. Ok, vi faccio i miei complimenti. Perché sono stato io a fare? Quando sbucciavo 20 casse di fichelini. Bene dei Inga. Ignorate, ti faccio sbucciare l'acqua. Fate bene. Complimenti per l'idea che avete avuto, ok? Vi saluto, arrivederci. Che cosa abbiamo adesso? Adesso abbiamo le pizze fatte col sugo di fichelini. Quindi c'è anche sugo? C'è il sugo di fichelini. Sì, se no che fichelini. Perfetto. Quindi sono pizze di vario tipo, con il sugo che avete all'interno della parte rotta e il sugo che abbiamo fatto prima nei quale vuoi? Radio Studio 97 presente assolutamente in tutta la provincia. Questa sera, Francesco, siamo a Scandale. Esatto, Scandale, saga del tipo d'India. Ritorniamo, ancora una volta ci ritroviamo. Grazie, come sempre, per l'intervista. Me la sono guardata e mi è piaciuta. Sono bravo, scherzo ovviamente. Saga del tipo d'India ritorna a Scandale, è una cosa importante, perché era ferma da tantissimi anni, forse 9 anni. Quindi la Proloco si è impegnata, ha rimesso insieme le energie. I commercianti soprattutto hanno dato una grande mano e quindi poi l'animazione alla Studio 97, l'8 più street band, Franco Stumbo e trasformista, è tutto gratuito. Sei riuscito a massaggiare qualcosa? Sì, ovviamente, ho assaggiato già la parte salata, i covatelli con sugo e salsiccia con tanto di fico d'India, per poi passare al panino, ma attenzione che mi arriva in questo momento, Baldo Giovane, mi arriva in questo momento. A lei, grazie caro. Questa è la pizza col sugo di fico d'India. Esatto, covatelli, fico d'India, tutto completo. E poi passeremo al dono. Francesco, l'intervista che abbiamo fatto a Pallagoria è servita perché sono molto crotonese stasera. Quindi si entra, vanno anche loro nel marchesato. Esatto, noi ci riserviamo anche a questo, a portare il messaggio fuori, che è la cosa importante, okay. Questa. Ok, grazie, alla prossima. Le pizze, i panini. Ancora siamo solo a metà. Ancora abbiamo. Ci sono i dolci, vero? Abbiamo fatto solo il salato. Adesso iniziamo con i dolci, le crostate, il gelato, il liquore al fico d'India. E dopodiché ci saranno tre torte. Io me ne volevo andare, quindi devo aspettare un altro po'. Devi aspettare. Ok. Devi aspettare almeno fino alle 20. Ok, grazie. Più o meno secondo te quanto viene dato stasera? Più o meno? È una quarantina di litri già date. Un vino richiesto, no? Sì, molto. Come dicevi prima, vino casereccio, giusto? Sì, 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 sì. Vediamo com'è. Ballo rossa.
Facetelo pensare, una salute. Siamo arrivati al momento della torta. Rigorosamente ai fichidindia, giusto? Rigorosamente. Ok, vai. Come si può aspettare una ragazzina? Rosetta, bellissima questa. Ma è un semifreddo, una torta normale. Una torta normale. Ok. Bellissima, complimenti Rosetta. Grazie. E tu la torta dove? Dopo, e dopo tre ore siete ancora attivo, eh? Guardate che trovate sempre la migliore. Marumanato, stasera marumanato. No. La migliore. Come sa il suo cornetto? Come sa? È buono. Si sente il fico di India, si sente. Buon proseguimento. Si l'ha voluta sentere, non ti sa, domani me lo fai non pensarmi sa. Si l'ha voluta sentere, si l'ha voluta sentere, si l'ha voluta sentere. Questa è una mia invenzione, ma tutto questa lavoro. È una mia invenzione, ma di quando lavoro. Facevo tutto può essere guarda. Però questa è un'invenzione di quando facevo di dice sì. Ottima invenzione, è andata bene, quando faceva anni presidente della Prologo di Roccanet, vogliamo fare i complimenti alla presidente, un'organizzazione perfetta. Io oltre ad essere presidente della Prologo di Roccanet sono il presidente provinciale delle Prologo Crotonese, quindi la Prologo di Scandale la sento anche come mia Prologo, quindi era doveroso questa presenza questa sera e non posso che complimentarti con la presidente di Scandale per la bellissima serata fatta questa sera qui in piazza Scandale. Complimenti veramente al presidente e al suo gruppo, perché sicuramente c'è un lavoro di umano del gruppo. Non interessa, ok, accettiamo i complimenti ovviamente. Grazie, perché loro ci sono stati vicini come Prologo provinciale. Ok, l'unione fa la forza. Sì, è vero. Siamo una famiglia più che l'unione che fa la forza. Ragazzi, siate generosi. Ok, eccolo il gelato. Da 1 a 10, quanto sei stanca? Da 1 a 10? Non sono stanca, io non sono mai stanca. Mai stanca. Voi neanche? Assolutamente. Sempre attive. Complimenti. Fai ciao, fai ciao. Fai ciao, ciao. Ciao da voi. Come aiuta la serata? Tutto benissimo. Mi siete divertiti? Bellissimo. Ne vediamo prossimo anno. Musica, è come tutto. È come tutto. A voi come fa la serata? Bellissimo. Batisciato. Ok. Voi batisciato pure. Una cosa bella. Quando si sente in giro è bella, no? Quando la gente ne esce, no? A voi, come gli dà la serata? Tutto ottimo. In mano, come vi sentite in mano? Chi li spegne? Chi li spegne? Una bella doccia per passare. Ok. Vi saluto, arrivederci. Grazie per le cose. Allora, facciamo un brindisi. È il signore, è il tuo è il signore, è il signore. Alla salute. Bene, siamo giunti alla fine di questo bellissimo video. Spero che sia stato di vostro gradimento. Avete visto quante belle cose, avete visto come un'organizzazione perfetta, in questo caso quella della Prologo, è riuscita a far uscire la gente. La gente ha voglia di uscire, la gente ha voglia di emergere, la voglia a gente di divertirsi, specialmente dopo il periodo pandemico. La Torino Parisi. Guardone se finiu la masseria. Oi, be, fino a tiro stupa.
lo dici capilar. La sola tomba tomba dopo tutta per la figlia. E la figlia può restare che te lo dici capilar. La figlia può restare che te lo dici capilar.